tantissimi anni, io da piccolo già le vedete. Mi è ben chiaro una cosa però, per salvare Niguarda non si può pensare di andare a creare uno scempio da altre parti. Così come si è detto, non si può spostare le acque di piena da una parte all'altra perché è tutto pieno, allo stesso modo non si può pensare di trovare la vittima sacrificale e dire tu sei la vittima sacrificale per salvare tutto il resto, prendi e basta. Io però ho un grosso problema, penso come tutti quelli che sono qua dentro stasera. Cioè io stasera vado a casa, vedo i cittadini mi guardano, sanno che si parlava di Seveso e dico ragazzi, ho visto il progetto di Aipo e dice ah, poi ho visto un controprogetto, una bozza, un'idea, un'analisi, chiamiamola così, del comune di Senago che dice B, ma A e B sono diametralmente opposti. Allora la domanda è: qual è il vero progetto? Cioè qual è il progetto che può salvare Niguarda senza andare a devastare un territorio che può essere ad esempio Senago, e da quanto dice Senago non serve a salvare Niguarda? Cioè il problema di fondo è che se fosse vero, io non prendo la stessa posizione del consigliere La Terza, perché il consigliere La Terza ha preso per oro colato, mi scuso con i rappresentanti di Senago, ha preso per oro colato i dati di Senago. Io non prendo per oro colato né i dati di Senago, mi scuso, né i dati di altri, ma non perché fai l'ignavo. No, io non avendo la competenza per dire è giusto il progetto di Senago, è giusto il progetto di Alpo, chiedo come fanno a uscire dati così diametralmente opposti. Si sta parlando di un fiume, si sta parlando di un reticolo che è esistente, si sta parlando di posizionare delle vasche di laminazione qua piuttosto che là, perché poi a livello di volumetria bene o male ci siamo. Allora, come mai arrivano due dati così diversi? C'è qualcosa che non torna. Allora il mio auspicio è che al limite facciamo anche un'altra commissione se necessario, cioè bisogna chiarire, perdonatemi, dove sta la verità. Magari poi sta anche nel mezzo, perché capisco che Senago dica io non lo voglio questa vasca di laminazione sul mio territorio perché non è bello, insomma, non è che gli stiamo dando, no, un parco, il cioccolatino, no? Gli stiamo dando delle acque di fogna. E capisco però che bisogna appunto trovare dov'è la verità, magari sta nel mezzo. L'unica cosa è che assolutamente io, abitante di Niguarda, non me la sento, se fossero veri i dati di Senago, di dire facciamo una vasca a Senago sapendo che tanto Niguarda va soppatto lo stesso. Grazie. Grazie. L'ultimo intervento, capogruppo Melone, prego. Come ha detto il sindaco di Senato, di Senago, giustamente è un problema di impostazione politica. Allora, c'è un'impostazione politica, definisce un problema e utilizza delle soluzioni. Queste soluzioni sono state viste in queste vasche, che sono delle vasche idrauliche. Non sono l'unica soluzione possibile per un problema di questo tipo, ci sono vasche multifunzione, è possibile fare nuove vasche, farne 90, collegare il problema all'impermeabilizzazione dei suoli di ogni comune, quindi sono diverse soluzioni che hanno dei costi di investimento diversi, ma anche dei costi di manutenzione, perché a me preoccupa il fatto che si faccia un'opera che poi ci costa 450.000 euro ogni volta che c'è un'esondazione. Questo è un problema importante. Quindi state a capire questo. E quindi quando è stata presentata un'analisi, non so se era un'analisi multicriterio, che tipo di analisi era, se noi non conosciamo i parametri, è chiaro che dopo no, le scelte si fanno in base agli obiettivi e ai parametri che ci si pone, quindi è difficilissimo capire, entrare nel merito. Per cui io chiedo, uno, di avere queste informazioni, due, che non possa finire così come questa sera, questa è stata una serata introduttiva, che ci sia la disponibilità di tutti a rincontrarci alla luce di dati verificabili e alla luce di capire, perché le soluzioni possono essere bellissime, però devono essere condivise. Se il comune di Senago si rifiuta di accogliere sul suo territorio
una certa opera, è una soluzione praticabile, quindi impossibile, bisogna trovare una soluzione che veda i diversi soggetti a trovare di suddividere i carichi e i benefici che ognuno ha. Grazie. Ah, non ci sono più interventi. Se allora, alle 8 c'è un'altra commissione, per cui bisogna comunque lasciare l'aula. E io sono curioso di avere le risposte, non di sentire nuovamente le domande che si sono anche un po' ripetute. È chiaro che come commissione ambiente e territorio la disponibilità a rincontrarci c'è, ma vediamo adesso qual è la risposta. È chiaro che però non è al nostro livello la decisione politica, e quindi il livello è di ben altra entità. L'incontro di questa sera è per mettere a confronto le parti e per dare un minimo di conoscenza di quello che è lo stato di fatto e di quello che c'è sul tavolo e di cosa c'è sul tavolo. No, perché la soluzione, se ci fosse stata, sarebbe stata anche immediata. È chiaro che come zona 9, come cittadini di Linguarda, quello che ci interessa è la risoluzione del problema, non tanto quale scelta viene fatta, ma che si arrivi a una soluzione il più possibile certa e funzionale. Diamo la parola quindi per le repliche ai relatori. Ricordo che per oggi sono solo 10 minuti di tempo, purtroppo, e quindi spero che siano sufficienti. Grazie. Cercherò di essere il più breve possibile. Voi qui di fronte avete dei tecnici, noi non siamo una parte politica e AIPO stesso non è un soggetto politico. Siamo un ente strumentale che opera al servizio di 4 regioni, in questo caso della regione Lombardia. Per cui AIPO sta attuando una progettazione e poi un intervento che è parzialmente finanziato, ricordo, che discende da scelte che riguardano l'accordo di programma. L'accordo di programma, della convenzione a cui facevo accenno in apertura di questa sessione, è composto di due parti sostanzialmente, una parte politica del collegio di vigilanza che decide cosa fare e c'è una parte tecnica che è la segreteria tecnica che decide come farlo. Ecco, noi siamo la parte tecnica, quindi ben vengano tutti i suggerimenti che ho sentito qui, non ha importanza se sono adesso tecnicamente validi o meno, però danno la misura del fatto che questo progetto è sicuramente molto articolato, ha una serie di vincoli alla base che sono enormi. Lo stesso raddoppio del canale scolmatore che ho sentito in più di un intervento, e giusto per farvi un esempio, pone una serie di problemi che al momento, per quelli che sono anche i vincoli legislativi vigenti, sono di difficile, forse impossibile soluzione. Allargare un canale scolmatore e permettere di veicolare i famosi 60 metri cubi al secondo fino al Ticino ci pone di fronte, diciamo, ad un'eventualità dal punto di vista ambientale tragica, non tanto per la portata, perché il fiume Ticino è in grado benissimo di accogliere 60, 120, 200 metri cubi al secondo, ne porta 2000 quando è in birra, quindi gli fa il solletico, insomma. Però la qualità delle acque veicolate, ed è anche per questo che noi abbiamo iniziato questa campagna di monitoraggio, non è certo quella del Ticino. Cioè il Ticino si accorge dal punto di vista della qualità di questi 60 metri cubi al secondo, non come quantità ma come qualità. Quindi questo per darvi giusto la misura, diciamo, dei problemi che sono alla base della progettazione. Chiaramente ancora di più i consulenti sul piano politico non possono dire nulla, insomma, loro hanno avuto un mandato ben preciso da AIPO e quello stanno sviluppando. Ci tengo a precisare però che sia AIPO sia tutti gli enti sottoscrittori dell'accordo di programma non sono assolutamente sordi a quelle che sono le istanze di tutte le parti coinvolte. Non solo quelli istituzionali ma anche i cosiddetti portatori di interesse, stakeholder, come va di moda a chiamarli, insomma. Quindi è anche per questo che si è voluto
invite una conferenza di servizi preliminari che è istruttoria, giustamente come faceva notare il consigliere, non è una riunione decisoria, non verrà deciso nulla, verrà semplicemente, serve ad aprire in realtà il percorso di progettazione e anche di partecipazione. Anche per questo abbiamo un consulente della comunicazione che sta iniziando in questi giorni la sua attività. Quindi è un percorso partecipato, insomma, proprio per non addivenire a soluzioni che possano essere in nessun modo percepite come imposte da una volontà suprema di chissà che natura. Quindi questo ci tenevo a precisarlo, perché giustamente le domande che vengono poste hanno una valenza politica. Noi possiamo rispondere tecnicamente in base al mandato che ci stanno dando dall'accordo di programma. Grazie. Comune di Milano, io anche qui avete di fronte a voi un tecnico, quindi delle risposte politiche non ve le posso dare. Posso aggiungere a quello che ha detto il tecnico l'ingegnere di AIPO, che comunque stiamo parlando di un intero sistema al nord di Milano. Qui abbiamo presentato una delle possibili soluzioni, che però va collegato all'intero sistema della salvaguardia idraulica al nord di Milano. Per la parte politica, ripeto, non posso pronunciarmi. Saranno i tecnici, so che AIPO ha fatto anche uno studio di controllo, di confronto tra le varie soluzioni, poi magari non abbiamo più tempo, magari in una prossima volta potrà illustrare i contenuti di questo studio, in modo tale che magari anche per dare le risposte, perché se Senago sì e l'altra di Varese no e quant'altro. E quindi in questo momento mi sento di dire questo. Lascerei la parola comunque al dottor Zaglioli, che mi ha preceduto nella posizione di responsabile del servizio di tutela del territorio, quindi un po' la memoria storica del comune, che adesso però è in atto, che a sua volta non esula da questo problema, perché abbiamo sentito prima che AIPO. I problemi sì, si allargano in guarda, ma possono avere delle conseguenze anche sulle fognature dell'intero sistema del fognario di Milano. Dottor Zaglioli. Grazie. Allora, diciamo che brevemente mi sembra che sia l'aspetto più corretto che è stato affrontato in questa sede, che la vasca di Senago non è l'unica soluzione. Questo mi sembra che si è evidente e in pratica è stato sostenuto da tutti. Non a caso la vasca di Senago si colloca in un sistema di soluzioni che sono state individuate nel passato. Non dimentichiamo che c'è il programma di fisica idraulica risale al 99, poi è stato rinnovato nel 2009, è stato nel 2011 aggiornato uno studio di fattibilità per definire la parte di Alpo e anche di metropolitana milanese per l'area immediatamente nell'intorno dell'Interland di Milano, nella zona del Seveso, gli interventi necessari. Quindi la vasca di Senago è un intervento già ipotizzato da anni, ma non è l'unico. Adesso non voglio addentrarmi nelle questioni di quante vasche, a che fase di studio di fattibilità o a che fase di trattativa politica si è arrivati. Sicuramente la vasca di Senago è un po' quella il cui stato di avanzamento del progetto è più evoluto, però non vuol dire che deve essere l'unica soluzione. L'assessore Maran si è impegnato da tempo a sostenere che il Comune di Milano è disponibile a finanziare un'opera o più opere che siano necessarie e in parte utili se non risolutive al problema delle piene del Seveso per il quartiere di Niguarda, e si è anche impegnato in qualche modo a condividere con il Comune di Senago l'evidenza che quella non deve essere l'unica soluzione, però le soluzioni comunque sono state ipotizzate tecnicamente da studi di fattibilità che hanno identificato già da molti anni le aree dove collocare vasche di laminazione che ad oggi in alcuni casi non si possono più neanche realizzare, perché i comuni hanno già destinato ad altro uso, ad esempio l'urbanizzazione,
le aree che inizialmente erano previste per la bagnazione. Quindi problema, diciamo, che può essere visto anche con un sistema di interventi non solo infrastrutturali, ma anche normativi, in quanto il problema delle piene di tutti i corsi idrici, non solo del Seveso, sono dovuti a tutti gli scaricatori di piena che ovviamente in eventi meteorici estremi entrano in funzione, sono dovuti al parziale o mancato rispetto delle norme previste dal piano di tutela e uso delle acque sull'invarianza idraulica, anche perché questo piano non è chiarissimo sulle istruttorie, su chi deve approvare il progetto e su chi li deve in qualche modo controllare nella fase esecutiva a livello urbanistico, per rispettare i limiti di immissione in fognatura relativamente agli ettari impermeabilizzati in un intervento urbanistico. Quindi l'intervento è anche normativo, la Regione aveva in previsione un progetto di legge, poi si è fermato, poi adesso è ripartito, atto Città di Milano e i gestori dei servizi di idrico integrato, non solo di Milano, metropolitana milanese, ma anche della provincia di Milano o quella che sarà la città metropolitana, stanno supportando la Regione per ridefinire le norme a cui i regolamenti urbanistici, i PGT, si devono attenere e da cui deriverebbero i regolamenti di fognatura. Il Comune di Milano è in fase di revisione sul regolamento urbanistico e relativo regolamento di fognatura, Atto Città di Milano ha contribuito a indicare dei criteri per in qualche modo aiutare a mitigare il fenomeno dell'immissione indiscriminata delle acque meteoriche in prima pioggia nella rete fognaria, che è il problema che genera poi le piene di qualunque corso idrico. Sicuramente alla base di tutto ci vuole una modifica normativa che la Regione sta svolgendo, quindi diciamo che il messaggio è: lo strumento non è unico, ci sono molti interventi anche a livello normativo e anche nel piccolo, diciamo tra virgolette, di un unico comune, qualunque che sia, Comune di Milano o Comune di Senago, è necessario che a livello di approvazione dei progetti urbanistici le norme di gestione delle acque di prima pioggia siano rispettate ben oltre quello che è previsto dal regolamento di fognatura attuale e dai regolamenti urbanistici, perché va applicato quello che il piano di tutela ed uso delle acque prevede, cioè 20 litri al secondo al massimo per ogni ettaro impermeabilizzato e nelle aree critiche anche meno. Purtroppo la difficoltà di applicare questa regola, in quanto non è, come detto, chiaro l'iter amministrativo di approvazione di questi aspetti di progetto a livello urbanistico, determina che Milano accoglie sostanzialmente tutte le piene dei corsi idrici, e siamo su 3 bacini, dovuti alle impermeabilizzazioni in tutti e 3 i bacini del territorio, ovviamente a monte di Milano. Fortunatamente Milano ha un sistema di fognatura diverso da quello dei comuni standard, che è un sistema ad albero e quindi che colletta tutti in un unico asse. Il Comune di Milano è un sistema che risale a più di 100 anni fa, è un sistema a maglie chiuse interconnesse sovradimensionate, quindi sostanzialmente fa da enorme laminazione, salvo che sul Seveso non ce la fa, perché se non fosse strutturato così il sistema delle acque fognarie di Milano, ci sarebbero molti più problemi anche in altre zone di Milano. Quindi purtroppo Milano la sua vasca di laminazione ce l'ha, in parte il sistema fognario progettato per questo e in parte il quartiere di Liguanza, in quanto ai costi di gestione delle vasche, certo sono costi ingenti. Vorrei precisare che la piena del 2010, che ha invaso 2 metropolitane, una ovviamente ancora in fase di costruzione, ha generato circa 70 milioni di euro di danni. Quindi abbiamo visto che la vasca di Senago da sola non ce l'avrebbe fatta, probabilmente però qualche decina di milioni di euro di danni in meno li avremmo avuti, ce la saremmo ripagata la vasca. Questo non vuol dire che lo dobbiamo fare per forza solo a Senago,
però tanto per dare l'entità della cifra, un'unica piena ha causato il costo di due vasche di illuminazione ovunque possano essere costruite. Grazie. Grazie. Abbiamo già sforato con Leonardo, quindi non posso, considero chiusa. Solo 30 secondi, non vi dico nulla, perché non voglio. Riceverete le fotocopie, tutti i dati da me presentati non sono il progetto alternativo di Senato, questo va chiarito, sono il progetto preliminare AI 2789 aprile 2013. I nostri dati sono del progetto AI, non sono proposte alternative, era solo un elemento di riflessione per valutare, appunto, fermarsi un attimo e valutare bene sul cammino. Posso, Presidente, posso dire solo una cosa? Allora, il confronto tecnico, noi auspichiamo che prosegua. Quindi questo confronto tecnico, per esempio con quello che lei ha presentato, noi auspichiamo che prosegua, perché ci sono delle cose che non condividiamo assolutamente, ci sono delle cose che lei ha detto che condividiamo, che sono giuste, che sono corrette, altre cose che lo sono meno. Allora, dobbiamo decidere come fare. Il confronto tecnico lo facciamo tra di noi oppure lo facciamo, a me piacerebbe farlo in sede allargata, però in sede allargata occorre del tempo, perché noi dobbiamo arrivare a far capire, tutto a noi stessi ma anche a tutti gli altri, come stanno le cose. Noi abbiamo esaminato tutte le alternative, non è che non le abbiamo, noi abbiamo avuto un incarico che prevedeva di studiare tutte le possibili alternative di laminazione lungo il senso e abbiamo rassegnato uno studio di fattibilità che le prevedeva tutte e tutte esaminate allo stesso livello di progettazione, diciamo. A seguito di quello studio ci fu chiesta ad Arco un'integrazione che riguardava il fatto che se si potevano e mettere a confronto le alternative di laminazione concentrata lungo il seguito con le alternative di invarianza idraulica all'interno delle aree urbane per vedere se l'una o l'altra poteva far diminuire la necessità di laminare 4 milioni e 400 per cubo. Tutti questi atti sono consegnati, credo che siano pubblici, quindi io vorrei invitare anche a leggerli attentamente perché molte cose sono scritte. Comunque, non appena abbiamo la possibilità di incontrarci, molto volentieri mettiamo a confronto tutti i dati. Noi abbiamo tutti i modelli pronti, che hanno studiato tutte le alternative e quindi siamo prontissimi a dimostrare come funzionano le diverse cose. Alcune cose che lei ha detto, per esempio della vasca di Barento, delle ipotesi di Palermo-Dugnano, non sono vere, non sono giuste, però dobbiamo dimostrarle. Quindi noi molto volentieri riceviamo il suo contributo, lo esaminiamo assieme a lei, assieme al Comune di Senato, assieme a chiunque, però i confronti devono essere fatti allo stesso livello allo stesso livello tecnico. Beh, anche zona 9, perché siamo interessati. Siamo interessati anche noi, quantomeno le conclusioni a cui arriverete, ma ci offriamo anche come sede interlocutoria per incontrare le parti se fosse possibile. Quindi ci riaggiorniamo, tenendoci magari in contatto via mail. Nel frattempo scambiamoci qualche documentazione di quanto ho presentato. Io il progetto di Senato l'ho già, non ho invece le vostre file, quantomeno, giusto per avere. Quindi auspichiamo comunque un ulteriore incontro, ovviamente lasciamo che ci sia la pre-conferenza dei servizi, chiamiamola così, del 9 di dicembre, quindi ipoteticamente i primi dell'anno prossimo potremmo rivederci. Nel frattempo però nulla vieta che Senato si incontri e poi ci aggiorni eventualmente. D'accordo, grazie a tutti. Una volta che le riceveremo, così hanno una sola mail da memorizzare. Grazie a tutti i presenti e ai cittadini che sono stati in aula e ovviamente ai relatori.
Io ringrazio il Presidente della Commissione Ambiente che ha cercato di chiudere il tempo.